E per continuare sul discorso che tu eri l'unica donna appunto in Ferrari in quel periodo, c'era una certa reticenza a quei tempi ad assumere donne in certe posizioni in azienda. Ti volevo chiedere se dopo di te, se sei stata la causa scatenante per cambiare qualcosa, se dopo di te è cambiato qualcosa, se sei stata di ispirazione ad altre donne nelle stesse posizioni. Innanzitutto ci tengo a precisare anche una cosa, come ho precisato con l'F40, che io sono stata la prima donna in carrozzeria. Ok. Perché ci avevano a resistere anche, diciamo. Sì, ma si era anche capito in realtà. Perché, tengo a dirlo per rispetto veramente dei miei colleghi che erano con me, quindi non mi va di dire cose. Avevano già provato delle donne lì, ma dicevo con la fatica fisica e altre cose che non mi va di dirle, ma sempre per rispetto, perché non so mai se vengono prese bene. Sarebbero belle anche da raccontare, ma ve le dico poi quando sarebbero belle, però non secondo me vengono prese travisate, in un modo diverso, e non mi va. Sì, io sono arrivata lì, io vedevo un attimo che anche loro dicevano vabbè anche questa come le altre, mediante tappezzeria in finizione, ma devo dire che secondo me li ho strabigliati, perché io avevo quell'armi in più che è quello che dovete trovare anche voi nel fare le cose. Cioè, io ho una passione, cioè, appassionatevi a qualcosa, perché questa passione fa fare delle cose indescrivibili, ti fa aver forza. Permette anche quando non ne hai, cioè, ti fa mandare giù anche quando dici ma questa però non me la meritavo, però anche a livello umano, cioè, però mandi giù che alla fine per me sono anche esperienze di vita, cioè ti fanno anche, perché io capivo anche loro, cioè, mettetevi nei loro panni nel 79, i meccanici più famosi del mondo, mi arriva lì, mi chiamavano Topolino perché noi avevamo tutti un soprannome, io ero Topolino perché ero così piccolina, riccia, e allora mi chiamavano così, e quindi loro pensavano proprio che questa qui proprio alla fine non può durare, ma così non ce la può fare qua. Però io ho sempre cercato in me di portargli rispetto loro, e ho capito anche loro, vedono questa persona qui, una donna, metti che so fare quello che sa fare loro, ma mettetevi nei loro panni. Per me loro, detta come va detta, non me l'hanno mai detto, ma lo percepivo un po'. Non voglio dire che si sentivano umiliati, però un pochino gli rodeva che una donna facesse quello che faceva loro in quel periodo, perché adesso è diverso, capito? Adesso spero che non venga sfruttata la moda della donna, perché adesso c'è una gran... Io la vedo... Cioè, io pelle le sento un po' le cose, avendole vissute, non vorrei che ci fosse una cosa, ecco, la donna tira, la donna dobbiamo metterla qui, dobbiamo portarla lì. Invece le qualità della donna devono essere messe in luce, bisogna far capire che la donna può avere passione anche in un ambiente che non è il suo. Chiaro. E si può far fatica a vederlo, perché io ancora nei punti chiari non le ho viste, e se non le vedo vuol dire che non è ancora entrata la mentalità che la donna può avere questo tipo di passione e permettergli di lavorare su un motore di Formula 1 in cambio gomme. Adesso ci sono in quattro, una la prende, le ha una vita, cioè ce la fa anche la donna da solitare. Cioè, è un bel tirocco, quello lì, perché ci vuole. È un bel tirocco. L'ho provato. Se tu non sei pronto, ti piega. Ci vuole proprio la mano ferma. Ti piega proprio la mano, perché ho provato, te la piega. Però tu la prepari come tutti. Hai capito? O se no, prendere una gomma, spostarla e la botte. Però mi piacerebbe vederla lì. Allora dico, cominciamo a pensare che non è più ancora qualcosa che gli brucia vederla lì, hai capito? Ma che è una tua collega, ecco, questo ma non lo dico perché loro sono così, sono una cosa, come si dice, non lo so dire in italiano, indiscriminata, come si dice? È italiano, però sì, è italiano. Non so se l'ho detto bene, comunque. Sì. Quindi per me loro non sono così, ci tengo a precisarlo. Sì, no, ma è chiarissimo. Però ci sono dei lavori ancora o degli sport che fanno fatica. Anche adesso una donna potrebbe benissimo per me guidare una macchina più che allora, perché adesso una macchina è tutta così. Bene, dopo tanti anni in Ferrari invece hai fatto un passaggio, diciamo, molto importante. Com'è avvenuto questo passaggio in Maserati? E soprattutto avevamo paura in Ferrari che spifferassi qualcosa alla concorrenza. No, allora, lì diciamo che è stato un progetto che quando mi è stato proposto,
era praticamente voluto da Jean Todt e Montezemolo, che volevano tornare a correre nella GT1, però la Ferrari non era in grado, non poteva mm-hmm. farlo. Siccome la Ferrari aveva appena acquistato la Maserati, ma perché non portiamo alle corse anche la Maserati, che è un nome storico per le corse, e allora hanno pensato di creare un campionato GT1 mm-hmm. con anche una trofeo. Esatto. Perché poi c'era anche la trofeo in quell'anno lì, che era la Vodafone come sponsor ufficiale, mm-hmm. perché la Vodafone era sponsor ufficiale anche della Formula 1 in quel periodo lì, era il 2002. Le migliori livree della storia della Formula molto, 1 e del mondo delle corse. Sì, sì, molto bella, sì, sì. Anche le trofeo Maserati, se ne andate a vedere, nel 2002-2003, erano molto belle. E ci sono stati chiamati perché il capo era Todt di Montezemolo. È stata chiamata al reparto corse in Formula 1, che appunto mi dicevano se accettavo, perché noi per 3 anni siamo stati Ferrari Formula 1, mm-hmm. che è il mio sogno, proprio il mio sogno in Ferrari era poter andare in Formula 1, mm-hmm. però lì veramente le ho provate tutte, ma non ce l'ho proprio fatta lì. Tutti i mesi andavo all'ufficio personale a chiedere se poteva, ma lì di insistere è bellissimo. Sì, sì, poi l'ho chiesto anche al commentatore Ferrari, perché l'ho chiesto anche lui quando mi ha ricevuto, l'ho chiesto anche lui, mi ha detto proprio no. Però devo dire che lì avevo la possibilità dopo di andare in pista, infatti l'ho fatto per quasi 15 anni che ho girato tutto il mondo. Poi abbiamo fatto un campionato anche negli Emirates, che siamo stati là 9 mesi, io e Pagliarini, perché dovevamo fare un campionato. E quindi cioè, è nato perché a me la pista mi affascinava sempre. Ho detto, prima di andare in pensione devo andare in pista. E poi perché era tutto il reparto corse Ferrari. C'erano tutti i meccanici che io lavoravo quando ero entrata, praticamente gli avevano messo a gestire questo progetto, quindi io mi sentivo come a casa. Quindi io per 3 anni ho avuto il cartellino Ferrari, perché siamo sempre stati Ferrari noi, e andavamo in giro a sviluppare questa macchina, che questa macchina sembra una cavolata, è partita da una Enzo, però è stata il progettista dopo la Giorgio Scanelli, poi c'è stato Maurizio Meschiutta, mm-hmm. e avevamo avuto dei piloti a testare la macchina come Schumacher, Massa e Prost, e Salo, Herbert, che poi Herbert correva anche con Bertolini, quindi esatto. c'era cioè, una cosa, poi anche Valentino Rossi, perché un MC12 l'aveva comprata allora il papà della sua morosa, e che era, allora era un chirurgo, non, forse lo ricordo bene Pagliarini, non, io non me lo ricordo più, e ha fatto dei test anche lui a Imola, che purtroppo non me l'hanno detto e mi sono un po' arrabbiata. No. Giustamente. Come perché quella volta che Valentino Rossi venne all'autodromo di Modena e nessuno lo seppe, se non il pistone podcast detto, sui social il giorno dopo. No, ma tu devi preparare le casse perché dovevamo andare a Abu Dhabi. Ah, ma a me mi fa ridere. Esatto, ma vatti tu! Sei stata lì tutta notte, non è ma preparatela problema, cioè, te le casse. Quando mi hanno detto, mi chiama lui, fa prova, te lo dico adesso, ho chiamato Paglia, che lui era mm-hmm. responsabile tecnico proprio, direttore tecnico, e ha detto, sai che c'è qui Valentino Rossi, mamma mia avrei... Ah, adesso prendo... Io ho detto, esattamente quello che abbiamo detto, fatto prendo la macchina e vengo giù, non t'azzardare, sì, no, vengo giù. Sì. Dopo glielo chiediamo. Gli ordini... Gli ordini sono ordini, non ci sono andata, ma ci sono rimasto. È stata la Romella lì che è stata una bella fatica. Sono anche perché era il Valentino Rossi che vinceva. Sì, era gli anni d'oro, sì, di Valentino. Gli anni d'orissimo. Quindi, proprio... Allora, prima di passare a parlare di questa bellissima realtà e far comparire un altro ospite speciale, io ti faccio una domanda, ovvero abbiamo visto che in un'intervista, abbiamo letto in un'intervista che il tuo sogno era lavorare comunque nel mondo delle competizioni in motori. Sì. Come ti senti oggi dopo aver realizzato quel sogno comunque e comunque starlo ancora rincorrendo con questa bellissima realtà? È proprio quella cosa che ho iniziato prima a dirvi nell'intervista, che quando hai una vera passione, quando tu stai bene in mezzo ai motori, in mezzo alle macchine, in mezzo a questa storia della Ferrari, così questo non poteva essere che un altro sogno da realizzare, ma questo è stato un po' più difficile e anche più con molta paura, perché qui non è solo la tua passione e sei lavorare in un'azienda che ti dà i mezzi per poterlo
sfruttare. Qui i mezzi devi trovare te, far vedere che si possono fidare di te. Ma nonostante tutto vedo che è dura, perché tutto è duro e deve essere anche così, perché sennò non è, bisogna sempre cercare di trovare lo stimolo per fare delle cose fatte bene e che non finiscono qua. Però la cosa bella è quando vedi che la gente, dei collezionisti che hanno, non so, nei cavò delle 100 macchine, da partire da 2-3 milioni di euro fino a 60, e ti cercano perché dicono che si sentono sicuri con una realtà che è stata in Ferrari, con una realtà di Maranello, con una realtà così. Penso che la passione ancora una volta non ti tradisce. Cioè, e poi la strada è lunga, perché un conto è essere degli imprenditori, anche piccoli, che bisogna saperlo fare, e mi sono resa conto che non lo so fare, perché mi spinge la passione in queste cose qua. Però ci sono delle cose che bisogna anche saperle fare. Mi sono buttata e qui forse bisognava anche un po' ragionarci sopra, però è così, non ti fa fare delle cose assurde. Però non mi ho mai tradito, spero che speri anche non continui tradisca così. Neanche stavolta, diciamo, io ci credo molto, ecco. Ma io sono davvero, è fantastico per me questa testimonianza.